miei cast. Alice cominciava a essere stufa di starsene seduta vicino a sua sorella sulla riva del fiume senza niente da fare. Aveva sbirciato un paio di volte nel libro che sua sorella stava leggendo, ma non c'erano né figure né dialoghi. E a che pro un libro? Pensava Alice, senza le figure e i dialoghi. Così se ne stava a riflettere nella sua testolina, per quanto era possibile, perché faceva un caldo del diavolo e le cascavano gli occhi e la concentrazione, se il piacere di intrecciare una coroncina di margherite valesse la noia di alzarsi per coglierle, quando dal nulla un coniglio bianco con gli occhi rosa le passò accanto correndo tutta birra. Niente di veramente insolito in ciò, né ad Alice sembrò del tutto fuori dal comune sentire il coniglio che diceva tra sé e sé: «Oh cielo, che ritardo! Siamo già nel terzo millennio!» Quando poi ci ripensò, le venne in mente che avrebbe dovuto meravigliarsene, ma sul momento tutto le sembrò così naturale. Quando però il coniglio tirò fuori un cipollone dal taschino del panciotto e consultatolo, subito riprendeva a correre. Alice balzò in piedi, fulminata dal pensiero che non aveva mai visto prima un coniglio, né con un taschino del panciotto, né con un orologio da tirarne fuori e, morendo di curiosità, prese a inseguirlo attraverso il prato ed ebbe la fortuna di fare in tempo a vederlo gettarsi sotto la siepe, dentro una tana grossa così. Lenny Cass.